ferma, cosa sto indossando? Ok, adesso si può partire. Ciao a tutte patatini e patatine, benvenuti in questo nuovissimo video, video all try on. Infatti vi farò vedere tutti i capi che ho acquistato e che ho ricevuto nell'ultimo periodo indossati. Che cosa ho comprato? Ho comprato un po' di cosine sia da Primark che da Pull&Bear. Ho ricevuto delle cosine da Shein, che era Sheinside. Poi due cosine anche da Yoins, che avevo ricevuto molto tempo fa ma non vi ho mai fatto haul, perché la maggior parte delle cose erano una ciofeca e ne ho salvate solo due. Però comunque trovate i link qua sotto nell'info box. Inizierei proprio da Yoins, così ce lo leviamo dalle palle. È una specie di tutina, una cosa intera, che è sia maglietta che pantaloncino, di pizzo elasticizzato, molto 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 trasparente. Diciamo che è molto comodo e molto fresco, però allo stesso tempo mi dà fastidio proprio il fatto che si veda tutto. E la parte di sotto, che è un po' frangettata, pizzettata frangettata, si vedono un po' troppe cose, quindi non so mai quando metterlo. Però oggi ho fatto questo video abbinandolo a questo prossimo capo che vi mostro, e ci stava abbastanza bene. Il fatto è che ha tutta la schiena scoperta, quindi magari, non lo so, senza reggiseno ovviamente, o se avete un reggiseno carino da metterci dietro che si vede, che fa anche un po' di ambiente, stavo dicendo, vabbè, mi avete capito, altrimenti lo coprite. Io oggi l'ho coperto con questa giacchettina sempre da Yoins. Questo è tipo una specie di scamosciato, è morbidissimo, e anche questo non l'ho mai usato perché mi è arrivato praticamente inizio estate, faceva già caldo e non potevo metterlo, e adesso arriva la primavera, sì, ciao Gloria, arriva l'autunno e non vedo l'ora di indossarlo. Poi anche proprio il colore autunnale ci sta da Dio, e ha sotto queste frange, quindi non lo so, mi piace tantissimo. È una giacca caramella. Che dire, mi piace moltissimo, non vedo l'ora di usarlo, e insieme a questo capo nero ci stava bene bene bene. Passiamo dall'altro sito, che ci sono praticamente solo borse, perché ho ordinato borse e zaini che mi servivano. Non avevo pochette, non avevo zainetti carini, e quindi ho ordinato solo queste cose qui. Il primo che vi faccio vedere è questo qua, che è uno zaino in ecopelle, tutti quanti in ecopelle, plasticaccia. Questo però ha la particolarità di essere molto morbido ed è tipo crachellato, un po' uno zaino desertico che ha tutte le crepe morbidose. Infatti poi questa parte, che è carinissima, sembra la parte sotto dello zaino rigirata, invece è proprio una tasca e poi c'è anche la parte sotto. Le zip mi piacciono un sacco perché non sono quelle zip cinesi che si incastrano, ma sono molto scorrevoli. Ha una capienza abbastanza grande, non mi ci sta il mio MacBook, ahimè, sono molto dispiaciuta per questo, però è molto carino perché non è neanche troppo invadente come zaino, quindi è carino, perché poi all'interno ci sono anche un sacco di taschine, molto comodo, un divisorio. Ultimamente si stanno usando proprio il posto delle borse, almeno io le uso, io ho sempre usato zainetti anche al posto delle borse e mi ci trovo veramente bene. Mi piacciono un sacco anche queste parti qua che sono morbide, quindi non fanno male alle spalle. Altro zaino top è lo zaino pipistrello, è bellissimo, io lo adoro, solo che mi è arrivato piegato, cioè praticamente quest'ala era un po' piegata e ho dovuto tenerla tra due libri per cercare di farla stare un po' più dritta. Veramente particolare, io adoro queste cose pacchiane, particolari allo stesso tempo. Poi è molto dark, ha questa parte in pizzo qua sotto, sopra questa cerniera meno scorrevole dell'altra. Infatti ci sono già dentini che se tirate troppo tendono a togliersi. Ho una grandissima paura che si levino e non possa più utilizzarlo. Però è molto capiente anche questo, nonostante sia piccolino, quindi mi piace tantissimo. Questi dettagli in oro. E poi un'altra taschina nella parte interna. The next one! Questo zainetto barra borsa, perché si può utilizzare sia come zainetto sia come borsa, quindi potete utilizzare un solo cinturino qua e utilizzarla come borsettina, come tracolina, veramente carinissima. E questa mi pare che è, perché me l'avete vista anche nel weekly, per il 20° di Sailor Moon, nel 20° anniversario di Sailor Moon. Comunque è la borsa Luna, perché come vedete ricorda Luna, il gatto di Sailor Moon, le orecchiette e la mezzaluna. È bellissima, veramente, anche questa plasticaccia rigida, ma sembra abbastanza solida. L'unica cosa è che si sta già scucendo questa parte, perché ovviamente tenendola da qua il peso sta facendo un po', cioè si sta un po' scucendo, speriamo duri. Ultima da Shein, anche qui di ogni capo, ogni borsetta trovate tutto qua sotto. Questa tracollina che è, secondo me, stupenda, è un diamante tutto ologrammato. Qua c'è una zip molto scorrevole e abbastanza capiente anche questa per essere una pochettina piccolina, veramente caruccia. Passiamo agli acquisti, acquisti veri e propri, perché come sapete queste cose me le hanno mandate questi siti, che sono appunto Yoins e Shein. Il resto delle cose che vi mostrerò da qui in poi le ho comprate invece io con i miei soldini. Sono andata da Primark con Roby, quella mattina siamo andate ad Arese e siamo andate sia da Primark appunto che Pull&Bear e altri negozi. Prima cosa è questa felpa, che appena l'ho vista ho detto ok, deve essere mia. Allora ho tenuto di nuovo, ho riappiccicato le cose. Questa è una 44 europea a
me veste abbastanza larghina, cioè nel senso mi piacciono le felpe un po' più larghe rispetto alla mia taglia. E dentro è felpata, quindi per adesso è un po' prestino perché fa veramente caldo ancora. E mi piace perché io cercavo una felpa bordeaux scuro, vinaccia, con i dettagli bianchi, proprio all'Americans, mi piace un sacco. Questa qui l'ho pagata 8 euro, della colorazione wine. Prossima magliettina, questa qua invece è una magliettina di un cotone morbidissimo, cioè cotone, ovviamente sarà una roba acrilica, però è veramente morbida. Essendo anche troppo morbida, quasi felpata, ce la vedo di più d'inverno, quindi magari anche sopra del maglietto a maniche lunghe o anche solo così con sopra un maglione, veramente carina e morbida. Questa l'ho pagata 6 euro ed è una 38 italiana, 34 europea, con il collo alto, con questo disegnino dello Yin e lo Yang, e il sole e insomma un sacco di altre cosine bellissime. Prossimi capi da Primark, questi qua sono gli skinny mid-rise, non sono a vita altissima, nella taglia 40 europea, 44 italiana, sono molto elasticizzati e stanno giusti, però ho paura che si allarghino durante il lavaggio perché ho già preso dei jeans da Primark che si sono allargati tantissimo e quando li tocco sono un po' strani, tipo rilasciano, cioè non rilasciano il colore, ancora non ho constatato bene, però hanno quella sensazione come se lasciano poi il colore. Hanno la particolarità di avere sul fondo una cernierina, infatti mi sono piaciuti per quello, perché tanti jeans ultimamente ho solo jeans normali, almeno con la cernierina, con le scarpe sono un po' più particolari. E per quanto li ho pagati, 17 euro, tra l'altro questo stesso paio, cioè questo stesso modello da Primark, nella taglia più larga costava la metà. Ultimo capo che ho preso da Primark è questa gonna che, cioè, guardatela. Guardatela, ditemi se non è fatta per me. Anche qui tutto ologrammato, non mi piace. Qua però non è tutta, come vedete la parte centrale non è ologrammata, mentre i laterali sì. La vita non altissima, è fatta bene nonostante sia un jeans cheap. Questa qui è una 38 europea, 42 italiana, pagata 16 euro ed è, mi pare, una della nuova collezione, si chiama Metallic Mini Skirt. Molto carina. Poi ho preso queste 7 paia di calze, tutte diverse, pagate 3,50 euro. Passando poi agli acquisti da Pull & Bear, vi faccio vedere prima le cosine piccole, che è solo questo che ho preso in cassa. 4,99 euro, parecchio. Però non ho degli elastici decenti, di quelli che quando fai il doppio chignon, questi qua sembrerebbero decenti. Allora, primo capo che vi faccio vedere è questa magliettona gigantissima, è una M, l'ho pagata a 17,99, ma è stupenda, veramente veramente bella. La prima cosa che mi ha colpito di questa maglietta è proprio la sua morbidezza, sembra pile, talmente morbida, però non riscalda tanto, cioè è una di quelle magliette che riscalda se avete freddo, ma non è neanche di quelle magliette che vi fa soffocare, capito? Paileose, nuovo termine, pailelose, anzi, pailelose, hashtag pailelose. Poi è gigante, sembra una coperta. La cosa bella anche di questa maglietta è che è lunga e l'ho vista abbinata a una gonna che vedete appunto successivamente. Infatti ho detto, ok, devo prendere questo abbinamento perché mi piace troppo come sta. La gonna che vi dicevo è questa qui, è un color carne, cioè è proprio una gonna color carne. Ha un super elastico glitterato, tra l'altro. La cosa che non mi piace di questa gonna è che è trasparente, infatti la Robin non l'ha presa per quello, però è carina perché appunto abbinata a quella maglietta che è molto lunga, quindi copre già la zona sedere, ci sta da Dio, mi piace moltissimo. Questa gonna invece è una taglia M, pagata 19,99, 20 euro praticamente. Poi ci sono questi pantaloni. Questi qui sono dei pantaloni della tuta, ma anche questi dello stesso tessuto della maglietta. Sono anche questi pailelosi. Cercavo un paio di pantaloni a tutina proprio fatti così. E li ho sempre visti ultimamente negli haul delle americane, come vestivano, dicevo, oddio, ma sembrano morbidosi a vederli. E finalmente li ho trovati, sono molto contenta e gasata. Sono una taglia L invece e costano 15,99. Sono leggeri anche questi, ma allo stesso tempo riscaldano, cioè non so come spiegarmi, è un tessuto fichissimo. Siamo giunti alla fine di questo mega haul. Questo maglione taglia S pagato 17,99 con la scritta Alabama sul retro, che io pensavo fosse il davanti, ero tutta gasata. Poi nel camerino ho visto, ho detto no, ok, va bene, però è molto carina perché abbinata ai pantaloni della tuta ci sta da Dio. Infatti poi se volete un che ho intenzione di fare comunque, se volete un lookbook autunnale, insomma fine estate, inizio autunno, fatemi sapere, magari con un pollicino o con un messaggino. La particolarità invece di questa felpina è che è fatta ad asciugamano, non so come si chiama proprio il tessuto, è proprio cotone questo, un asciugamano a cotone. L'interno invece è tipo il contrario di una felpa, cioè praticamente l'interno è liscio e l'esterno è tutto fatto così ad asciugamano, quindi se sudate vi potete asciugare automaticamente con questa.
Io ho finito, non ci credo. Spero di non aver parlato troppissimo, sicuramente sarà così. Spero che questo haul try on vi sia piaciuto. Niente, io continuo a avere il mio latte alla nocciola buonissimo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!